Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La cosa che condivido l'analisi pure Colombo, non condivido, diciamo, il fatto che Piantedosi sia, come dire, prenda ordini dalla Meloni, perché conoscendo il prefetto Piantedosi, il fatto che abbia accettato di fare il ministro tex e pur tecnico di un governo politico, condivide quelle decisioni e avrà preso, come dire, ed è in linea con quello, no, che è la storia di questo secondo governo. Me ha avuto anche degli elementi di prudenza, perché ha voluto evitare gli errori di Salvini. Però il dramma vero, secondo me, in 40 secondi, è un altro, e qui va la mia solidarietà davvero al vicepresidente del Senato Gasparri. Grazie. Gli sono solidale. Addirittura solidale. Ma io ho detto che il governo è durato troppo, si deve dimettere, per paradosso. No, non si deve dimettere. Si sta parlando, no, ma lo dico scherzando, dalla settimana. Il film che stiamo vedendo ha già una conclusione, cioè possiamo già vedere come finirà. Queste persone, come finì nel Conte 1, quando c'era il ministro dell'interno Salvini, detto il papete, che stava lì a tenere gli immigrati per 10-15 giorni a mollo in acqua, poi a un certo punto li ha dovuti far sbarcare. Ma non era dentro il papete, è andato dopo. Il ministro Salvini era lì, li ha tenuti per 15-20 giorni in acqua e poi ha dovuto farli sbarcare. Questo accadde, cioè non ci fu... La strategia identica, la differenza tra, diciamo, il centro-destra... Ma infatti è una cosa dimostrativa e simbolica per svegliare l'Europa. Ma è simbolica, che non serve a nulla, però. Purtroppo è simbolica, perché il dramma è esattamente questo. È allora, simbolica, ma non serve a nulla. Serve solo per provare a dare un messaggio al proprio elettorato. Allora, perdonatemi, devo far replicare Gasparri, però voglio passare a Ludovico.